Ti sei mai chiesto quali sono le persone che Dio ama e benedice tutti i giorni? Se sei interessato, rimani su questo video perché andremo a rispondere a questa domanda. Ti potrà aiutare anche ad essere un cristiano migliore. Prima di continuare, ti diamo il benvenuto su Gesù Salvaci Tu, il canale preferito di molti fedeli italiani e non solo. Ti invitiamo a iscriverti al canale, se già non lo sei, e a condividere questo video con almeno due persone a cui vuoi bene. Bene, cominciamo dalle prime persone. Per prime, infatti, Dio ama e benedice chi, con cuore generoso e pieno di amore per il prossimo, si dedica con coraggio, perseveranza e altruismo ad aiutare gli altri, rispondendo ai loro bisogni e promuovendo la giustizia e la solidarietà. Questo impegno richiede una grande dose di determinazione e di spirito di sacrificio, ma porta con sé la certezza di essere strumenti di pace e di benedizione per il mondo, diffondendo la luce dell'amore divino ovunque si vada. Come ha insegnato Gesù, il servizio agli altri rappresenta il segno più autentico dell'amore di Dio nel mondo, e chi si dedica a questo compito riceve la sua grazia e la sua benedizione, che lo accompagnano e lo sostengono nel cammino della vita, rendendolo testimone della bontà e della misericordia del Signore. 2. Dio ama e benedice coloro che, animati dallo Spirito Santo, si dedicano con passione e determinazione alla lotta per la verità e la giustizia nel mondo, impegnandosi a difendere i diritti degli oppressi e a combattere l'ingiustizia e la violenza che minacciano la pace e il benessere delle persone. Questo impegno richiede coraggio, perseveranza e una grande dose di fede e speranza, poiché le difficoltà e le sfide del cammino possono essere molte e talvolta insormontabili. Tuttavia, chi si dedica a questa causa con umiltà e spirito di servizio diventa parte della missione di Dio nel mondo, testimoniando la sua presenza e il suo amore tra gli uomini e ricevendo in cambio la forza e la benedizione divina che lo sostengono e lo incoraggiano ad andare avanti, senza mai perdere di vista i valori dell'amore, della giustizia e della pace. 3. Dio ama e benedice coloro che scelgono di vivere la propria vita in modo autentico, onesto e rispettoso degli altri, seguendo la propria coscienza e i valori dell'amore e della verità. Questa scelta richiede coraggio, determinazione e una grande coerenza tra ciò che si crede e ciò che si fa, ma porta con sé la gioia e la pace che solo la vita autentica può dare. Chi vive così, mettendo al centro della propria esistenza la fede e l'amore per Dio e per il prossimo, diventa un testimone vivo del Vangelo, offrendo al mondo un'immagine autentica e credibile del cristianesimo. In questo modo, riceve la benedizione divina, che lo guida e lo protegge nel cammino della vita, sostenendolo nelle difficoltà e donandogli la forza di perseverare nella fede e nell'amore, fino alla meta della vita eterna. 4. Dio ama e benedice coloro che si impegnano con costanza e umiltà a crescere nella fede e nella santità, cercando di conoscere sempre meglio la parola di Dio, pregando e partecipando attivamente alla vita della comunità cristiana. Questo impegno richiede una costante apertura all'ascolto della voce di Dio e una fiducia incrollabile nella sua bontà e misericordia, ma porta con sé la certezza di essere amati e benedetti dal Padre Celeste, che si compiace di vedere i suoi figli crescere nella conoscenza e nell'amore per Lui. Chi cerca di crescere spiritualmente, mettendo in pratica gli insegnamenti di Cristo e facendo della sua vita un'offerta di amore e di servizio al prossimo, riceve la benedizione divina, che lo arricchisce e lo sostiene nel cammino della vita, donandogli la forza di superare ogni ostacolo. 5. Dio ama e benedice coloro che, con un cuore puro e innocente, si affidano completamente al suo amore e alla sua volontà, riconoscendo la propria povertà e la propria dipendenza da Dio. Questa disposizione interiore richiede umiltà, fiducia e apertura alla grazia divina, poiché solo così il cuore umano può essere santificato e reso capace di amare come Dio ama. Chi ha un cuore puro, libero da malizia e da egoismo, riceve la benedizione divina, che lo rende partecipe della vita stessa di Dio e lo fa crescere nella santità e nella perfezione, facendolo diventare un riflesso dell'amore e della bellezza divina nel mondo. In questo modo, il cuore puro diventa un canale di grazia e di benedizione per gli altri, portando la luce e la speranza di Dio in ogni angolo della vita umana. 6. Dio ama e benedice coloro che, con misericordia e pazienza, sanno accogliere gli altri senza giudicare o condannare, ma con umiltà, apertura e comprensione. Questa disposizione interiore richiede una grande apertura al prossimo, un atteggiamento di accoglienza e di rispetto per la dignità umana di ogni persona, e una profonda comprensione della fragilità e della debolezza dell'essere umano. Chi sa accogliere gli altri, seguendo l'esempio di Cristo, che ha amato tutti senza distinzione e ha offerto la sua vita per la salvezza del mondo, riceve la benedizione divina, che lo fa partecipe del mistero dell'amore di Dio e lo rende strumento di pace e di riconciliazione nel mondo.
In questo modo, l'accoglienza diventa un gesto di grazia e di benedizione per gli altri, portando la luce e la speranza di Dio in ogni angolo della vita umana e facendo dell'amore il principio fondamentale della convivenza umana. 7. Dio ama e benedice coloro che, con generosità, dedizione e coraggio, si mettono al servizio degli altri e cercano di rendere il mondo un luogo migliore, amando gli altri come se stessi e donando il proprio tempo, le proprie energie e le proprie risorse per il bene comune. Questa scelta richiede una grande apertura al prossimo, un atteggiamento di disponibilità e di solidarietà, e una profonda comprensione della dignità umana di ogni persona. In questo modo, l'amore diventa un gesto di grazia e di benedizione per gli altri, portando la luce e la speranza di Dio in ogni angolo della vita umana e facendo della solidarietà e della condivisione i principi fondamentali della convivenza umana. 8. Dio ama e benedice chi sa perdonare gli altri, anche quando viene ferito o tradito. Questa scelta richiede maturità, umiltà e compassione, ma porta con sé la pace e la libertà interiore che solo il perdono può dare. Chi sa perdonare, seguendo l'esempio di Cristo, riceve la benedizione divina, che lo libera dalla rabbia, dall'odio e dal risentimento, e lo rende capace di amare come Dio ama.